Mano meno, piano piano. Possiamo dire che Maria è veramente il porto sicuro. Siamo qui al piccolo porticciolo di Cefalù, però dobbiamo pensare che Maria è il porto sicuro. Quando navighiamo specialmente tra le tempeste della vita, abbiamo bisogno di attraccare verso un porto che ci accolga, un porto che ci protegga. Ebbene, questo porto è certamente Maria. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva Maria! Bene, viva l'Assunta! Santa Maria, donna rivestita di Dio, raccogli nelle tue mani di madre le lacrime e i sospiri di tante mamme che vivono solo per i loro figli, che soffrono ancora per i loro errori o per le loro fragilità. Ascolta, Madre, il grido della preghiera di tutte le mamme che hanno perso in mare i loro figli.
Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Sì, sì, aspettiamo il comandante, aspettiamo. Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Venerato Padre Vescovo Giuseppe, carissimo Padre Santino, carissimo Don Andrea, gentilissime autorità civili e militari, fratelli e sorelle carissimi, vi porgo il mio saluto e invito tutti e ciascuno a rendere grazie al Signore Onnipotente, perché continua a compiere nella nostra vita opere meravigliose. Carissimo Padre Santino, grazie. Te lo diciamo con le parole, ma ancora di più te lo dicono i nostri volti, i tanti volti che vedi qua di fronte a te. E vuole risorgere anche questa nostra città, per la mancanza di un porto degno di questo nome, degno della nostra città. Un porto al passo con i tempi e alle esigenze di vita. Stasera, facendomi voce della nostra gente di mare e di tutta la nostra città, chiedo ai nostri amministratori di continuare a lavorare alacremente per realizzare il nuovo porto. Vi prego, vi preghiamo, un porto. Per favore, superate tutte le difficoltà burocratiche e amministrative. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho morto.